Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un super squad builder, una squadra che costa quasi 900.000 crediti, anzi quasi 850.000 crediti per PS4, ma è una squadra veramente fortissima, una squadra che se avete tutti questi crediti vi consiglio veramente di fare perché è completissima in ogni reparto e vi fa veramente divertire ed è molto molto colorata. Allora, cominciamo col portiere, una sicurezza, Yori Upgrade, portiere del Tottenham francese, che poi vedrete servirà a fare intesa fra due difensori di due campionati diversi. Portiere perfetto, para di tutto e fa dei miracoli incredibili. Subito come terzino destro un altro giocatore del Tottenham e parliamo di Kyle Walker. Kyle Walker, terzino destro ovviamente inglese del Tottenham. Qui potete mettere pure Bellerin, ma io preferisco lui perché mi dà troppa sicurezza, è molto più fisico, è veramente una bestia. Potete provare pure a fare le percussioni con lui e durante la partita a volte lo mettevo addirittura come mezzala quando mi serviva ancora più copertura a centrocampo e qualcuno che tornasse indietro con molta velocità. Primo difensore centrale, siamo ancora con Yororaro. Parliamo di Koscielny, lo conosciamo tutti, tutti sapete quanto io lo adori questo giocatore, è inutile sprecare parole, secondo me è il difensore più forte del gioco, come oro raro, perché è veramente incredibile, velocità, fisico, colpi di testa, interventi difensivi, passaggi, è veramente perfetto. Accanto a lui, primo TOTS della squadra, Koulibaly TOTS. Le statistiche parlano per lui, un altro difensore velocissimo che però ha un 94 di fisica che è semplicemente spaventoso. Ragazzi, mi ha recuperato in velocità persino giocatori come Dybala e Agüero Tots, cosa che io di solito non riesco a fare perché sono quelli che soffro di più, e invece lui ci è riuscito, veramente un demonio. E alla sua sinistra abbiamo Ansaldi, Cristian Ansaldi Tots. Giocatore che secondo me potrebbe fare tranquillamente anche il difensore centrale, tanto che a volte lo sposto, ma l'ho voluto provare, secondo me non cambia tantissimissimo dalla sua versione NIF clamorosamente. Certo, si sente molto l'upgrade in velocità, che qui è un bel 90, secondo me è uno dei terzino sinistro più completo della Serie A, ha un ottimo passaggio, cosa che serve moltissimo in questa squadra che imposta molto con il possesso palla il proprio gioco. Però devo dire, se proprio non volete spendere dei soldi in questa squadra, evitate di comprare lui, ecco, se volete risparmiare. Potete prendere anche la sua versione NIF, oppure un altro terzino della Serie A che poi vedremo. Continuiamo, scusate, andiamo con N'Golo Kanté. N'Golo Kanté Upgrade 77. Giocatore che non è perfetto, ovviamente, le statistiche sono quelle che sono, ma non è così scarso come sembra nella carta. Secondo me è veramente buono per il lavoro che deve fare in questo modulo, nel 4-3-3-4, e tutto sommato a me piace. A me è piaciuto, sì, si potrebbe anche prendere la sua versione TOS, ma costa 200.000 crediti, io per una mezz'ala non li spendo tutti quei soldi. Tra l'altro ha fatto una buona serie di assist per essere uno con 74 di passaggio e la cosa mi va bene. Altra mezzala, Rajan Nainggolan della Roma, lo conosciamo tutti, giocatore clamoroso, è inutile che prendete NIF, IF, TOTS, lui è già forte così, è una bestia, segna tanto, si inserisce, fa un casino di assist, tira da fuori, giocatore eccezionale, alto alto di work rate, quindi è perfetto. Poi andiamo alla sorpresa vera di questa squadra, giocatore fortissimo per me, Jeremy Menez, Man of the Match, giocatore che nessuno o in pochi hanno recensito su YouTube, pochissimi hanno utilizzato, in realtà non ho giocato mai con qualcuno che abbia lui contro, che abbia lui in squadra. Secondo me è il giocatore più forte di questa squadra clamorosamente, perché qualità prezzo adesso costa addirittura di meno, costa 80.000 crediti, è un giocatore eccezionale, è veramente spettacolare, una velocità incredibile, il tiro lasciate stare l'81 perché non c'entra proprio niente, il tiro è eccezionale, passaggio, guardate gli assist, 11 assist, dribbling 86, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, un giocatore che poi sta sempre avanti perché ha normale basso di work rate, è quasi una seconda punta più che un trequartista, semplicemente eccezionale, divertentissimo a fare le skill, un giocatore fantastico. Andiamo a destra e c'è il giocatore più costoso della squadra, ma io dovevo provarlo
nel mio account prima di finire FIFA 16 ed è lui Marez Tots. Poco da dire, c'è la review sul nostro canale. Devo dire che se proprio non volete spendere quei crediti per lui, che secondo me gli vale perché è fortissimo, adesso che l'ho provato per tante partite posso dirlo ancora di più, prendete la sua versione Hero che costa 120.000 crediti, è comunque forte, giocatore eccezionale, che devo dire unica pecca, torna un po' troppo in difesa, ma questa versione lo avvantaggia, perché il fatto che torni in difesa e a volte parti da dietro con quel 93 di velocità, capite benissimo che nessuno lo prende. Attaccante, punta centrale, Higuain, International Man of the Match. In realtà per più di 20 partite, qui ho messo il record breaker, come avete visto nella review che ho fatto di Higuain, International Man of the Match, non c'è molta differenza fra i due. Questo è il giocatore che parla da solo, 5 partite, 10 gol, assolutamente incredibile, la punta delle punte, poi è veloce, è fisico, ha un gran passaggio, tiro, non sbaglia mai, come vedete 2 gol a partita, cosa c'è di meglio? Per chiudere, attaccante sinistro, Mertens If, giocatore che voi mi avete consigliato, 58.000 crediti, adesso è pure salito. Devo dire sì, ne è valsa la pena perché è molto forte. Poi come alternative in questa squadra che vedete qua, adesso la vedete completa, come alternative non c'era tantissimo, però devo dire fa il suo, non è proprio eccezionale, diciamo che molto del gioco è spostato sulla destra perché c'è Marez, però non c'è niente di male, ecco. Ragazzi, questa è la squadra, ripeto, costa quasi 850.000 crediti, è una squadra fortissima, come consigli di istruzioni vi dico di lasciare tutto com'è, perché è perfetta così, va benissimo così. E niente, qui finisce il video, qui finisce quest'altro Squad Builder, ci vediamo presto, bella a tutti, da Ben.